Siamo con Carmen di Dolci Arte, che oggi ci parla del lievito madre, che è questo qui, che è vivo, ed è il lievito con cui lei prepara tutti i suoi dolci, i cornetti che trovate nella pasticceria e soprattutto i panettoni che sono famosissimi, adesso già sono in lavorazione per il prossimo Natale. Parlaci del lievito madre. Questo lievito è una materia viva, si vede, sta in acqua, respira. Lo mettiamo in acqua perché l'acqua contiene ossigeno, quindi lo facciamo respirare meglio. Però naturalmente quando poi finisce l'ossigeno all'interno dell'acqua dobbiamo riossigenarlo. Come facciamo? Ogni mattina noi facciamo il bagnetto a lievito. 38 gradi, come il gomito quando si tocca per i bambini, un po' di zucchero per togliere l'acidità, versiamo nell'acqua il lievito e aspettiamo che arriva a galla piano piano. Una volta arrivata a galla diamo da mangiare al lievito. Farina, dello stesso ceppo della farina col quale è stato allevato per anni. E qual è in questo caso? In questo caso è una farina molto forte che ha una sua forza ma è anche molto elastico, altrimenti il lievito non riesce a sopravvivere, si indebolisce. Poi questo lievito ci serve per la produzione della cornetteria, delle brioche la mattina e per il nostro panettone. Viene rinfrescato, ci sono vari procedimenti, al primo rinfresco, al secondo, al terzo, a seconda di quanto forte ci serve il lievito. Per il panettone, considerando che contiene molti grassi, sappiamo, tra burro e tuorli d'uova e d'uova, abbiamo bisogno di un lievito molto forte che riesca a far sprigionare praticamente le fibre del lievito e quindi lo utilizziamo a tre rinfreschi. Per i cornetti ha un rinfresco, per il pane lo togliamo dall'acqua e utilizziamo perché contiene già tutto quello che ci serve necessario. La curiosità di questo lievito che ha quasi 50 anni, io non ho 50 anni naturalmente. Quindi di chi era questo lievito? È il lievito del mio maestro, è un maestro che si chiama Rolando Morandini, di San Venzà, che ha creato questo lievito oramai quasi 50 anni fa. E come lui dice, il lievito si regala, ad un suo posto l'ha regalato a me 6 anni fa, io lo porto avanti ogni giorno. Se qualcuno non avesse la fortuna come te di trovare un maestro che regala questo tesoro, volendolo creare, se vi dico come è nato questo lievito nessuno si comprerà mai nulla, però questo lievito 50 anni fa è nato con lo sterco di vacca in altura, vecchio di 2 anni, quindi aveva perso qualunque impurità, ecco. Molti lo creano adesso con lo succo di mela, con l'uva, con la farina acidita. Attenzione però, bisogna fare una differenza, questo non è il lievito da riporto. Molto spesso noi sentiamo dei panifici che utilizzano il lievito madre o pizzerie, molto spesso loro che cosa prendono? Un panetto di pasta e lo fanno acidire, ma è un panetto di pasta di impasto che loro già hanno fatto. Questo invece no, è lievito puro, viene soltanto dato da mangiare della farina ogni giorno, quindi non è un pezzo di impasto che è stato inacidito, è proprio il lievito madre, pasta bianca, pasta acida.